Ragazzi, bentornati su Pit Stop Italia. Oggi vedremo insieme come andare a effettuare il tagliando sulla nostra, ovviamente dico sempre nostra. Sì, l'ho pagata io, però è nostra. Ma sì, piccole va differenze. Bene, va bene. Alfa Giulia 2.2 diesel 150 cavalli. Per ora andiamo a vedere come effettuare il tagliando, che cosa serve e soprattutto a fine video daremo un bonus su una modifica particolare, cioè modifica, un consiglio molto importante per chi ha questa macchina. Un pezzo da sostituire aggiornato che è molto importante. Ecco ragazzi come si presenta il vano motore della Giulia diesel 2.2 150, abbastanza ben tenuta, manutenzione effettuata regolarmente, il motore sano, mai sfruttato, abbastanza tappato. Vediamo che già fa schifo il coperchio punterie. Sì, vabbè, non è di più belli esteticamente, però dai, che cavolo. Ma che cosa abbiamo qui? Una turbina piccola. Guarda che ne mettiamo una grande fino a qua, e tagliamo quando, il cofano qua. Quando c'ho i soldi? Sta macchina è stata acquistata con l'intento di risparmiare qualche soldino di carburante rispetto al Golf R. Ma tra l'altro, ragazzi, il catalizzatore qua è un bombolone enorme. Sì, ma dura poco. Ma belle modifiche ci aspettano su questa macchina, mi raccomando, continuate a guardare. Mettete like se volete che facciamo sparire sto cavolo di catalizzatore, perché ci vanno dei soldi per farlo sparire. Esatto, mettete non tanti like, però mettete like. Allora, prima cosa, siccome che non ho idea di quando è stata fatta l'ultima manutenzione, non ho idea di che cosa ci sia là dentro, non ho idea di che olio schifoso gli hanno messo, facciamo una pulizia del motore con uno sgrassante che... No, ho comprato dal ricambista, è un classico che lo facciamo girare qualche minuto, andiamo a leggere quanti minuti deve girare, dopodiché lo scarichiamo e cambiamo anche l'olio. Mettiamolo dentro senza versarlo lateralmente. Cioè che il prodotto agisca per 15 minuti. Ok ragazzi, questo 15 minuti perché faccia il suo lavoro, mettiamo il motore. Mettiamo in moto il motore. 15 minuti. E poi andiamo a scaricare l'olio. Okay, ragazzi, vi abbiamo evitato i 15 minuti di motore acceso con dentro il lavamotore. Ovviamente adesso quello che dovremo andare a fare sarà, dopo averla spenta come adesso, tirarla su col crick, metterla sui cavalletti. Scolare l'olio motore. Esatto. Vabbè, classiche cose, quindi cambiare il filtro olio. Ma già che sono qua io stacco l'aspirazione. Esatto, stacchiamo l'aspirazione. Ah, si incastra di là, quindi sale di qua. Se c'è una clip in Ah, no, bisogna smontare proprio di qua. Va bene. Tutto insieme. Ragazzi, vi ricordo che qua sotto video abbiamo anche il super grasse, quindi se vi sono utili i nostri tutorial dove magari riuscite a... Dove smontiamo cose. Esatto, a prendere nuove cose, vi siamo magari d'aiuto come in altri video di playlist tutorial che lascio qua sopra il buon pumpa. Lasciate magari un super grazie, potete donarci qualcosina e noi ci aiuta per magari acquistare nuove parti, per nuovi tutorial, comunque creare video più interessanti. Per aggiustarci le macchine, soprattutto per una piccola novità che arriverà successivamente. Sì ragazzi, perché a breve arriverà la mia nuova macchina, nuova tra virgolette, ma nuovo veicolo sul canale, vediamo un po' che cosa sarà. Provate a indovinarlo nei commenti. Piccolo spoiler, alla spia motore accesa, secondo voi che cos'è? Quindi ragazzi, mi raccomando, guardate il video fino alla fine perché ci sono tante novità interessanti, interessantissime. Non c'è niente da capire. C'è il filtro recupero vapori olio che dà problemi e di conseguenza è da cambiare. E... dovevo dirlo diversamente? No, va benissimo. No, diciamo che è la versione aggiornata, giusto? Perché sì, la versione aggiornata. Sì, alla lunga potrebbe creare della pressione in coppa che ci fa sputare i paroli e dire tante parolacce legate alla religione. Vabbè. Però ragazzi, la bellezza, guardate, il motore longitudinale, quando poi dovremmo andare a operare sul pezzo che mi dicevi, abbiamo qua il carter della distribuzione. E tranquillamente andando a smontare possiamo lavorare comodamente, vedete lì tutti i vari rulli. Poi questa macchina di distribuzione è già stata fatta e l'ho comprata anche perché aveva già la distribuzione fatta, è andata bene così. Ok, già. Il manicotto è stato tolto. Facciamo così perfetto. Abbiamo risolto due problemi. Però non entra schifezza nel turbo e nel motore. Noi, come detto, dobbiamo andare a operare là dopo quel rullo che c'è in cinghia per andare a sostituire la valvola, il sensore, come lo vogliamo chiamare, cos'è? Filtro centrifugo recupero vapore olio. Quello. Tra l'altro ragazzi possiamo notare i nuovi cerchi acquistati da Pumpa, guardate quanto ci stanno bene.
Poi faremo un video, diciamo, a modifiche terminate, vediamo un po' tutto quello che le modifiche che apportiamo sulla macchina, il risultato finale con tutto quanto. Tiriamo sulla macchina. Che gira. Mettiamo già non è 4x4. Controlliamo di qua che non tocchi. No, perfetto, hai ancora tanto spazio. Confermato? Confermato che la 25 va, ma forse anche la 30. Perfetto. Torx 25/30 dovrebbero essere quelle giuste per andare a svitare le viti del carter. Ah, che lavoro di merda che faccio. Potevo fare l'impiegato. Oh, guarda che bella così. Invece sono solo piegato. Passami la 15, per favore. Ma lo vediamo tutto in diretta. Quindi siamo passati dalla 25-30 alla 15, armatevi di un po' di Torx, insomma, per sicurezza, perché sto carter ha un po' di misure. Sto carter! Non è una vita. Eccolo lì, lì potete vedere... la perdita d'olio, no. Il tappo dell'olio. Va quanta roba in alluminio. Eh sì. Chiave da? 13, però mi serve una chiave fissa, con questa faccio fatica. Sì, il tappo dell'olio è stato chiuso in maniera davvero, diciamo, vigorosa. Mi raccomando, andate a fare i tagliandieri in casa madre, puttana. Comunque è chiuso. Ma bello. Secondo me ci va la chiave da 47. Miseria. Ragazzi, a breve arriverà la colata d'olio. Siete pronti? Perché qual è? Molto... Eccolo qua, most satisfying video. Ok ragazzi, la bellezza di questo filtro è che ha comunque la... che ha la chiave da 32. Chiave da 32? Ok. Sbagliato. Non so se riuscite a vederlo, eccolo lì. Lui lì, eccolo. 30 o 32? Tu che dici? Ma proviamo. Cosa ci stai usando? 32. Vediamo. 32. Non era stretto fortissimo, almeno quello. Meno male. Sposto la ce l'hai la vaschetta. Abbiamo messo la vaschetta. Fatelo anche voi, se ne avete due è sempre meglio. Two is meglio che one, diceva una pubblicità. Two gusti is meglio che one. Qua? Ok. Ecco. Hulk ha vomitato un po'. Ha vomitato un po' fuori. Ma porca miseria. Adesso andiamo a lavorare là sotto. Faremo vedere la procedura per sostituire questo che non riuscirò mai a dire il nome. Filtro centrifugo. Filtro centrifugo. Recupero vapori olio. Esatto. Quindi con una chiave da 15. 15 andiamo ad allentare il tenditore. Togliamo la cinghia, che probabilmente sarebbe anche il caso di fare. La cinghia. Ma quello in un prossimo video, eh. Oggi. Va che bella. Dai, non è malvagia, eh. Insomma, non mi sembra. Beh, questa è via di mezzo, dai. Facciamo che la prossima settimana la faccio. Ah, questo c'è il braccio di pompa, oddio. Ho trovato una fascetta. Quanto? 45? Tu che dici? Allora, io direi più 50 dall'inizio. And the winner is Pete. Ha ragione, 50. Oh, c'è anche la prova video! Ok, ragazzi. Una T50 per andare a rallentare il bullone centrale del tenditore. Lo vedete proprio lì. Che ovviamente è chiuso come un forsennato. Questo è il nostro bel tenditore. Andiamo a sentire ad orecchio se il cuscinetto fa qualche rumore. Sembra buono. E lo mettiamo da parte. Quello che vedete libero lì, esatto, è quello che dobbiamo andare a smontare. Bene, una volta tolto il tenditore, dobbiamo andare a rimuovere questo coperchio. Questo coperchio, una volta tanto, gli ingegneri hanno fatto qualcosa di furbo. Sì. Hanno creato un foro filettato M6 che fungerà da estrattore, quindi io adesso non devo fare altro che avvitare questa vite che avevo a casa, l'ho avvitata qui. Avvitando questa vite spingerà sul monoblocco ed estrarrà da questa nostra frangettina. Non è che vai a bucare una biella. No, siamo in provincia di Torino. No! Non si vede dal video, però sta uscendo. Sì, dal video non si vede tanto, però sta spingendo ma sta uscendo. Come... Eccola qui! Infatti. CVD, come volevesi dimostrare. Ecco l'incriminato. Questo? No, non è questo. Ecco, no, questa è la sua copertura. Ah. Che fa schifo. Effettivamente si passa un po' di... Dopo la puliamo un po' meglio. Così. E lì dentro, vedete che cola l'olio, infatti,
Ragazzi, perfetto, siamo riusciti, quelli che siamo, ovviamente Pumpa che ho solo dovuto staccare un attimino il video perché sono uscito un po' di parole non belle verso il nostro signore. Vabbè, comunque siamo riusciti con Martello è qua per caso. Per caso, siamo riusciti comunque a sostituire questo maledetto filtro che vi mando qua, vi faccio la foto di come è fatto. Filtro centrifugo, appunto. Filtro centrifugo vapore olio. Perfetto, quindi vapore. La parte rognosa è stata fatta. Adesso andiamo a rimontare. Esatto, rimontiamo e soprattutto mettiamo poi l'olio nuovo. Quindi andiamo a chiudere il tappo sotto, mettiamo l'olio nuovo, mettiamo il filtro dell'olio nuovo. Mi raccomando, in questo ordine potrebbe essere. Giusto, mettiamo l'olio, poi chiudiamo il tappo. No, ragazzi, mi raccomando, prima chiudete il tappo sotto, poi mettete l'olio. Ragazzi, ora stiamo andando a rimontare la flangia. Pumpa ha già pulito bene tutto con il pulitore freni. Rimette la flangia. Se vi ricordate, è il passaggio che abbiamo fatto con quella vite che spingeva sul monoblocco per farla uscire. Adesso ovviamente facciamo il contrario. Mm-hmm. Mi raccomando, ricordatevi che quando fate questo lavoro la cinghia dovete rimetterla, se no ce l'avete un po' lì dietro. Okay, una bella passata d'olio. Una bella passata d'olio col mignolino. Da grande chef. Abbiamo cambiato anche la guarnizione della calotta, del portafoglio. Bicchiere del filtro. Andiamo a ungere bene 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 con olio pulito tutte e due le guarnizioni prima di inserirlo. Non ho ancora rimontato il tenditore e faccio proprio così perché almeno è più comodo, molto semplice. Sì. Ha molto senso come cosa, perché qua è molto più libero, si passa meglio. Soprattutto non rischiamo neanche di sporcare la cinghia di olio, quindi due piccioni con una fava. Ed ecco qui, tutto rimontato, oltre al filtro olio. Sì, fammelo chiudere. Poi la gente dice, gnì, non ha chiuso una vite, ha fatto una goccina. Se non vi ricordate il video fatto la goccina, andatevelo a vedere, perché non mi ricordo più qual era. Ah sì, recupero vapore olio sulla mia Kia. Beh, a quanto pare un argomento molto gettonato, il recupero vapore olio. Sì, mi è piaciuto quel video. Ve lo lascio qua sopra in descrizione. Okay, ragazzi, mi raccomando, ricordatevi sempre di rimettere la cinghia. Vi facciamo vedere anche qua come è posizionata, che se vi dimenticate come fa i giri. A parte che non è difficile, no? Perché dove vedi che ci sono le righe va la parte va la cinghia. Ragazzi, abbiamo messo il tappo dell'olio, ora il nostro pompa ovviamente sta andando a riempire l'olio perché è necessario, filtro e tutto. Dunque il video è terminato, noi vi salutiamo, vi auguriamo ovviamente un buon questo è il ponte, mi sa che passa dopo in realtà, quindi vabbè, vi auguriamo comunque una buona giornata, un buon proseguimento in base a quando state guardando questo video. Ci vediamo come sempre ogni lunedì qua su Pit Stop Italia. L'hai detto di lasciare like. Lasciate un like, mi raccomando. Iscrivetevi al canale e ci vediamo come sempre prossimo lunedì. Ciao ciao.